Giovane pescatore subacqueo perde la vita a Cala Domestica. Ieri pomeriggio Antonio Tidia, 20enne di Iglesias, è stato colpito da un malore mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato niente da fare. Accesi confronti dialettici, ma anche proposte di collaborazione, è quanto accaduto ieri nella seduta del Consiglio Comunale di Carbonia. L'opposizione ha attaccato la maggioranza sui servizi sociali, ma ha anche avanzato, tramite l'ex sindaco Casti, l'ipotesi di una collaborazione. Cambio della guardia al Circo Mare di Sant'Antioco, la 37enne Maria Teresa Ostuni è la nuova comandante dell'ufficio circondariale marittimo. Succede al tenente di vascello pilota Diego Leone. Marco Diana, architetto figlio di Carbonia, ha curato il progetto Arc and Art presentato nella prestigiosa rivista Domus alla 21esima esposizione internazionale della Triennale di Milano dal titolo Design After Design. Ben ritrovati al TG del Sulcis, il TG di Canale 40, in apertura del nostro telegiornale una tragica notizia di cronaca. Un giovane pescatore subacqueo di Iglesias di 20 anni ha perso la vita ieri pomeriggio durante un'immersione nella costa di Cala Domestica, vicino a Bugerru. Vediamo i dettagli nel servizio a cura di Andrea Corda. Un pescatore subacqueo, Antonio Tidia, 20 anni di Iglesias, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel corso di una delle sue tante immersioni lungo la costa di Cala Domestica, vicino a Bugerru. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento. Il ragazzo, che si trovava impegnato in una battuta di pesca subacquea con un amico, sarebbe stato colpito da un malore improvviso. L'amico, Giacomo Cubeddu, non vedendolo risalire in superficie, ha dato subito l'allarme, chiamando la guardia costiera. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta della Capitaneria di Porto Scuso, ma non c'è stato niente da fare. Il corpo di Antonio Tidia è stato ritrovato sul fondale e recuperato. Secondo la diagnosi del medico legale, il ragazzo sarebbe morto annegato, probabilmente per un malore durante l'immersione. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Cambiamo ora argomento, passiamo alla politica locale. Non sono mancate le scintille e le polemiche, ma neanche le offerte di collaborazione tra opposizione e la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera nell'aula polifunzionale di Carbonia. Dopo un duro confronto tra l'ex sindaco Giuseppe Casti e l'assessore Mauro Manca sulle questioni legate al bilancio, sono state presentate diverse mozioni e interrogazioni su più svariati temi, in particolare sulla chiusura del centro giovani e il ridimensionamento dell'asilo comunale, per i quali il PD ha offerto la propria collaborazione all'amministrazione. Offerta di collaborazione accettata con riserva da parte dei rappresentanti dell'amministrazione. Sentiamo le interviste. Noi abbiamo presentato due mozioni, praticamente una che riguarda il centro giovani, riguarda la ludoteca, l'informa giovani e la sala prove. La seconda mozione l'abbiamo presentata per consentire a tutti i bambini che hanno fatto domanda, a tutti i genitori e tutte le famiglie che hanno fatto domanda di poter portare i propri figli all'asilo nido comunale. La prima proposta è stata bocciata dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Siamo in attesa di conoscere il risultato della nostra seconda mozione. Secondo noi è una mozione che potrebbe essere approvata, consentirebbe a tutte le famiglie di Carbonia che hanno fatto domanda di poter portare i propri figli all'asilo nido e sarebbe una soluzione positiva e una grande mano d'aiuto per tante famiglie che molti genitori lavorano entrambi e vogliono dare ai propri figli una soluzione importante, ecco. Noi accettiamo la proposta del consigliere Casti, lo aspetto in commissione, come ho già dichiarato qua in Consiglio Comunale, per lavorare per il bene della città e per tutti i cittadini di Carbonia. Quindi ci troveremo in commissione per lavorare bene per il bene di tutti. Le proposte di collaborazione sono ovviamente sempre ben accette e noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio a questa famosa opposizione collaborativa. È vero però che la collaborazione la si fornisce ognuno nel suo ruolo. E allora se i consiglieri nelle commissioni nelle quali lavorano possono sicuramente offrire il loro contributo. Trovo, se mi passate un po' l'espressione, un po' offensivo, un po' grave come termine, alleggerito un po',
offrire la collaborazione all'interno della giunta da parte di ex di consiglieri appartenenti alla maggioranza, perché denotano una sfiducia nelle capacità della giunta. Quindi ogni contributo è ben accetto, ognuno nel suo ruolo e nelle sue posizioni. Rimaniamo ora sul tema della politica. Il consigliere regionale dell'UDC Gianluigi Rubiu, in una nota stampa, ha criticato le modalità attuate dalla giunta di centrosinistra per le nomine ai vertici di diversi enti regionali. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, sentiamo. Mi sono permesso di inviare questa nota stampa di protesta perché ritengo che si stia veramente rasentando il ridicolo. Mentre la Sardegna muore di fame, la disoccupazione, soprattutto nel territorio del Cesi Iglesiente, è galoppante, abbiamo il triste primato di essere i primi in Italia, c'è qualcuno in regione che si occupa solo ed esclusivamente invece del voucher delle poltrone. L'ultima in ordine di tempo è la presidenza della Sirce, che è affidata per quanto ad una persona competente, in ogni caso è entrata a far parte delle logiche delle spartizioni più squale dei partiti. Quindi riteniamo e ho ritenuto opportuno denunciare questo tipo di atteggiamento, che non è nuovo peraltro alla giunta del centro-sinistra. È notizia di questi giorni la ridicola situazione che si è creata con la nomina del manager delle ASL, dei commissari delle ASL, dove non si trova l'accordo, e l'accordo non si trova non perché si deve individuare chi è il più bravo, chi è il migliore, ma solo pensando agli equilibri di partito. Tutto questo offende l'intelligenza e la dignità dei sardi. È impensabile che un governo regionale debba interessarsi solo e esclusivamente di problemi che sono legati alle poltrone. Il Consiglio regionale è bloccato ormai da 10 giorni, perché tra riunione di partito, riunione di maggioranza per l'assegnazione delle poltrone, la Sardegna è in questo momento isolata e tutte le attività sono bloccate. È assurdo e ritengo che sia veramente arrivata anche l'ora di reagire anche da parte dell'opinione pubblica. Che il messaggio che io ho inviato ha anche questo senso, cercare di sensibilizzare tutte le anime perché della società civile, perché non è possibile rimanere così inerti ad una situazione di degrado morale, sociale e politico che questa giunta pigra ormai sta portando alla Sardegna. C'è stato il cambio della guardia al circondario di Sant'Antioco. Maria Teresa Ostuni è la nuova comandante dell'ufficio circondariale marittimo lagunare. Vediamo i particolari nel servizio. Maria Teresa Ostuni è la nuova comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco. La Ostuni, pugliese di 37 anni, è subentrata al tenente di vascello pilota Diego Leone, il quale ora andrà a prestare servizio presso la base elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana, in provincia di La Spezia. La nuova comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco ha un curriculum di tutto rispetto che vanta la frequentazione dell'Accademia Navale di Livorno come allieva ufficiale del Corpo della Capitaneria di Porto. Nel 2007, al termine del percorso formativo, Maria Teresa Ostuni ha conseguito la laurea magistrale in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto l'incarico di ufficiale addetto al direttore marittimo della Toscana. La cerimonia di passaggio di consegne dal tenente di vascello pilota Diego Leone alla nuova comandante dell'ufficio circondariale marittimo lagunare si è svolta nella sala consiliare del comune di Sant'Antioco. Sono stati pubblicati i dati del 21esimo rapporto annuale di Comieco sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Sardegna. I dettagli. Sono stati pubblicati i dati del 21esimo rapporto annuale di Comieco, consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica, dedicato alla raccolta differenziata di carta e cartone della regione Sardegna. Dai risultati emerge che la Sardegna nel 2015 ha registrato un aumento della raccolta differenziata di carta e cartone pari al 4% rispetto all'anno precedente. Nella classifica delle regioni più virtuose del sud Italia, la Sardegna si aggiudica la medaglia d'argento con 44,8 kg per abitante, dietro all'Abruzzo e ai suoi 52,3 kg per abitante, superando di gran lunga la media dell'area centro che si attesta sui 31,5 kg.
In termini assoluti, i maggiori volumi sono stati raccolti in provincia di Cagliari e di Sassari, mentre l'ex provincia di Carbone Iglesias si colloca al penultimo posto, preceduta dalle province dell'Ogliastra, di Olbia Tempio, Oristano e Nuoro. Fanalino di coda, la provincia del Medio Campidano. Per quanto concerne il Sulcis, il volume di carta e cartone raccolto è stato di circa 36 kg per ogni abitante. Noi di Canale 40 abbiamo intervistato Giancarlo Cancetta sul bonus cultura. Sentiamo. Siamo in compagnia di Giancarlo Cancetta, segretario territoriale di Adiconsum. Ci parli un po' del bonus cultura. Allora, la legge di stabilità 2016 ha previsto un bonus cultura per i giovani che nell'arco del 2016 compiono 18 anni d'età, quindi la maggiore età. In cosa consiste? Consiste in un buono di 500 euro da spendere in libri, eventi dal vivo, musei, siti archeologici, cultura in generale. Come bisogna fare per ottenerlo? Bisogna presentare le domande entro ottobre, possibilmente, però la partenza delle domande è dal 15 settembre, quindi immediata. Si va sul sito Bonus Cultura, dove ci saranno tutte le modalità per accedere a questo bonus. Bisogna iscriversi a un sito dove riconosca la vera identità della persona, tipo Aruba, TIM, posta, eccetera, e dopodiché si avrà una carta elettronica dove potrà usufruire di questi bonus presso i locali, negozi, attività convenzionate. È una grossa opportunità, vista la crisi che abbiamo, quindi se i giovani possono acquistare i libri con questo bonus è un grosso risparmio anche per le famiglie. Marco Diana è un giovane architetto di Carbonia che ha curato il prestigioso progetto Arc and Art all'interno della rivista Domus. Noi l'abbiamo raggiunto telefonicamente per chiedere che ruolo ha avuto all'interno di questo progetto. Sentiamo. Il mio ruolo in Domus, diciamo, da quando sono entrato è stato quello di occuparmi principalmente degli eventi speciali che la rivista aveva intenzione di organizzare, quindi per lo più mostre ed esposizioni, tralasciando un po' quella che era l'aspetto più prettamente redazionale. Nello specifico per quest'ultimo progetto sostanzialmente io ho dovuto seguire tutte le fasi, dal primo disegno fino alla realizzazione nei giardini della Triennale, mantenendo i rapporti con le principali ditte, con i collaboratori e soprattutto con gli studi che hanno ideato i cinque padiglioni. Ecco, principalmente è stato questo, ha occupato moltissima parte del mio tempo, sicuramente di lavoro, eccetera, però è stato comunque molto appagante. Come è nata la collaborazione con la rivista? Dunque, io devo ringraziare per questo un mio vecchio docente, che in realtà è abbastanza giovane, un cinquantenne, con il quale ho avuto la possibilità di collaborare nel suo studio dopo il tirocinio, i primi anni dell'università. Poi lui, sapendo che Domus aveva intenzione di portare avanti determinati progetti appunto legati più alle esposizioni e ai progetti legati alle manifestazioni artistiche, ha pensato di coinvolgermi, visto che insomma reputava portato per questo ruolo, ecco. E in chiusura del nostro TG ricordo ai nostri telespettatori l'appuntamento per oggi in Piazza Sella a Iglesias, dove si terrà la quarta edizione di Arrivederci Estate, un evento dedicato agli anni 50 e che inizierà alle 16 per terminare in tarda serata con uno spettacolo di evoluzioni acrobatiche. L'evento prevederà anche la partecipazione del Vespa Club di Carbonia. Con gli eventi per oggi è tutto, ma rimanete con noi per il meteo, per il nostro notiziario in sardo, Noas in Curso. Grazie per averci seguito, arrivederci. Previsioni per domenica 18 settembre. Nubi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-nord-ovest con intensità di 24 km orari. Possibili raffiche fino a 31 km orari. Temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi e massime comprese tra 21 e 24 gradi.